Prima di vedere le immagini del match, vi diamo una notizia eccezionale. Da settimana prossima saremo presenti su più campi e vi proporremo più servizi delle partite del calcio dilettantistico comasco. Ma adesso veniamo alla partita. A Vighizzolo si gioca il derby Castello-Cantù. Al decimo del primo tempo il Castello si porta in vantaggio, con Longoni che si fa trovare pronto e a tu per tu col portiere non sbaglia. È 1-0. 5 minuti dopo il Castello raddoppia, con lo Iacono che, in seguito a una mischia in aria, si trova sul sinistro la palla buona e la mette in rete. È 2-0 per il Castello. Nel secondo tempo è Bassola Bianca a chiudere i conti, con questo grandissimo pallonetto da metà campo che coglie impreparato il portiere avversario e si insacca sotto la traversa. Sul finire di gara è ancora Longoni a trovare il gol, chiudendo così la partita sul definitivo 4-0. Nei minuti finali il Castello potrebbe trovare il gol del 5-0, ma il tiro di Bestetti viene salvato sulla riga da un difensore avversario.